E bella a tutti ragazzi, sono il Cilbra che sono qui oggi raga, di nuovo, con un nuovo video. Però raga, questo qua è un video sui migliori filtri. Infatti, per chi si fosse perso gli scorsi episodi, ne ho fatti già uscire tre ottimi filtri. Infatti sono andati veramente veramente bene, e mi sembra che abbiano tutti superato i 90 likes. Questo è veramente un ottimo filtro, però visto che comunque voglio portare avanti questa serie e spero lo vogliate anche voi, cerchiamo di arrivare almeno a 70 likes, che mi sembrano onesti per questa serie, anche perché io mi sbatto abbastanza per trovare questi filtri qua. E raga, questo qua è un filtro veramente veramente particolare, spero che vi piaccia. Io lo sto utilizzando e mi sto trovando veramente veramente bene, e a tra virgolette è molto come si può dire, molto non divertente ma particolare, perché è un filtro con gli argento. Infatti andremo a mettere argentoni della Ligan. Come ruolo mettiamo centrocampista, molto generale, molto generico, e poi mettiamo Francia, perché come adesso vi mostrerò, abbiamo un prezzo di mercato di centrocampisti francesi della Ligue 1 Argento che si aggira intorno ai 400. Adesso vabbè, è luna di notte, quindi i prezzi sono leggermente abbassati. Comunque solitamente sono intorno ai 400. Adesso vabbè, si vende entro i 40 minuti a 400, però noi se ci mettiamo a 350, vedete, ce ne sono 3. Per farvi capire, e comunque vanno via entro 10 minuti. Allora, quindi noi cosa andremo a fare? Calcolando che su 350 le tasse sono tipo, mi pare intorno tipo ai 17-18 crediti, noi possiamo metterci tranquillamente. Questo qua è sia un filtro sniping, ma sia un filtro per la compravendita generale. Quindi basta che noi ci mettiamo a 300 e poi andremo a fare tantissime, tantissime offerte. Adesso poi il trucco sta. A 350 no. Vabbè, se noi facciamo le offerte a tutti questi giocatori qua, poi se magari riusciamo a beccare giocatori che magari valgono più che ad esempio 2 350, come abbiamo visto prima, potremmo farci veramente un profitto assurdo. Noi dovremmo semplicemente offrire 300 a tutti, e poi ovviamente quando andate a venderli, se avete tempo, potete andare a guardarvi tutti i prezzi di tutti i giocatori qua. Poi se invece non avete tempo, semplicemente basta che li rimettete al prezzo in cui si vendono tutti. Però io vi consiglio di andare a guardare, perché sono giocatori che valgono assolutamente di più rispetto ad altri. Quindi il consiglio che vi do io è fate quello che vi ho detto, quindi andate a vedere i prezzi di tutti i giocatori. Io adesso purtroppo non posso stare qua a farvi vedere quanti ne riuscirò a prendere, però mettete che su, se faccio l'offerta a 20 giocatori, almeno 5 li prendo, e su quei 5 lì magari ci faccio 300-400 crediti a carta, perché magari becco l'argentone raro che riesco a vendere tipo a 700 crediti in più, ad esempio. Quindi il consiglio che vi do io è, tanto è un metodo che non richiede tanti crediti, quindi fatelo, tanto nel senso richiede pochissimi crediti, è tipo utilizzabile per tutti, quindi non c'è problema sotto questo punto di vista qua. E ora le offerte le ho fatte, adesso possiamo tranquillamente metterci a sniperare volendo, anche se non so quanti ne escono effettivamente, perché è luna di notte come sempre, registro sempre questa qua. Quindi io proverò a sniperare qualcuno in live, ma non penso ne usciranno, perché no, potevamo metterci a 300, tipo ad esempio questo qua. Allora, possiamo fare così. Marcel, magari questo qua, ad esempio, si venda di più rispetto a, come vi ho detto prima, 3,50 subito. Andiamo a vedere sto Marcel qua a quanto si vende, giusto per farvi capire un attimo e spiegarvi meglio il metodo. Era un argentone. Ah no, dobbiamo cercare. Andiamo a vedere subito in che squadra gioca sto poveraccio. Allora, Marcel gioca nel Nizza. Andiamo a vedere un po'. E allora raga, quanti ne ha il Nizza? Comunque mi sembra che di Marcel non ne ho visti. Ok, ce n'è una 500, però una 550. Quindi vedete, questo qua si può vendere tipo anche intorno ai 450, se non 500. Vedete, ce ne sono 3, una 500, una 550, una 550. Quindi volendo si può tranquillamente vendere a 500. Io quindi infatti lo metterò in vendita a, metto 4,50 perché giusto per non rischiare di non venderlo. Mettiamo 4,50 e su questo qua ci facciamo 200 crediti tranquillissimi. Io adesso aspetta, andiamo a vedere un attimo se siamo riusciti a prendere qualcuno. Vedete, tipo, ecco, questo qua potrebbe valere di più rispetto ad altri. Questo qua non penso,
Questi qua non penso nemmeno. Però il trucco è che non richiede niente sforzo, nel senso voi fate l'offerta a 20 giocatori qua e poi aspettate, nel senso poi mentre aspettate potete andare a sniperare e fare robe del genere, tanto non è che richiede tempo. Ovviamente non ne prenderete tanti, perché ovviamente se faccio uscire il video più gente ci sarà a provare il coso, meno funzionerà, però aspettate, fatelo tra 2 o 3 giorni o anche adesso, però avrete meno possibilità di prendere giocatori, ovviamente, perché il video lo guarderanno in tanti e quindi sicuramente ci sarà più gente che lo farà. Allora andiamo a mettere questi qua, questi due qua ai trasferimenti, andiamo a vedere un attimo il prezzo, giusto per capire. Questo qua lo metto subito in vendita perché l'ho già visto prima e il prezzo era 3,50, sono 400. Io metto 3,50 così me lo vendo subito, tranquillo. L'altro invece voglio vedermi un attimo il prezzo. Allora, facciamo così. Si chiama Kawzak. Confronta prezzo. Vedi, a 4,50 non si vende. Si vende a 400, presumo, questo qua. Sì, direi intorno ai 400, raga. Quindi il consiglio che vi do io è fate tantissime offerte. Promettetevi a sniperare i giocatori. E poi vendetele, raga, perché vi farete i big credit. Come vedete a 3,50 ce ne sono pochi, veramente, vedete, ce ne sono veramente pochi. Ok ragazzuoli, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commentino e ci vediamo al prossimo episodio.